il suo programma in gara apnea, speriamo vi stia piacendo tantissimo. Partiamo subito con le domande. Buongiorno a tutti e grazie. Vai, partiamo, vai. Ciao, io sono Sara Carlascelli di Radio Wow da Pavia. Ti chiedo, da non essere inferma da prima è cambiato tantissimo, e questa delle fortissime note dance, che cosa è cambiato a livello professionale, se ci sono delle esperienze di vita che ti hanno, insomma, portato a prendere questa strada musicalmente? Nell'inferno era il 2012, siamo nel 2024, credo che è un cambiamento, insomma, i cambiamenti sono una cosa naturale, necessaria molto spesso. La musica non è cambiata solo per me, è cambiata per tutti, è cambiata. Quando ho vinto io Sanremo non c'erano neanche le piattaforme digitali, esistevano ancora i CD, quindi pensa quante cose sono cambiate. Io ho semplicemente imparato a surfare su queste onde e a seguire la mia scia. Credo di aver mantenuto, l'importante è mantenere la personalità, essere coerenti con i cambiamenti. I cambiamenti sono sbagliati quando te li appiccicano addosso per cercare di ottenere qualcosa, qualche risultato in maniera molto immediata, però molto poco, magari, come dire, fedele a te stessa. Io mi sono sempre presa i miei tempi e ho aspettato che questi cambiamenti maturassero realmente dietro di me, quindi apnea è il risultato di oltre 14 anni di lavoro sul campo musicale. Di tutte le esperienze che non mi sono mai tirata indietro di fare, ho fatto qualsiasi cosa per la musica, qualsiasi, e la farò sempre. Grazie a te. Ti ringrazio. Grazie a te. Andiamo pure con la prossima? Sì, ciao Emma, sono qua. Eccolo, ciao. Scusami, sono incoglionita. No, vabbè, figurati, noi di più forse. Allora, sono Salvo Belcore di Radio Panorama, Sicilia, tante collaborazioni, intanto sei magnetica. Grazie. Incredibile. Grazie. Allora, tante collaborazioni, tante voci, tante anime, e da chi hai appreso di più da questi incontri? Poi tra l'altro nei duetti sarai con Brescia, eccetera, eccetera. E da chi hai appreso di più? E se c'è un album già in programma, in progetto, se possiamo sapere il titolo, una chicca, io sono sempre curioso di sapere oltre. Ci puoi dire qualche collaborazione che ci sarà? Ti mando lì il bando pure, già qui. Sì, vabbè, d'accordo. Allora, guarda, io ho appreso da tutte le collaborazioni che ho affrontato dalla mia vita, da quelle con i più grandi della musica italiana, perché posso avere l'onore di dire di aver cantato davvero con i più grandi della musica italiana, da Franco Battiato a Pino Daniele, Renato Zero, Loredana Bertè, tutti. Ho lavorato con chiunque, ma anche da magari ragazzi più giovani, c'è ragione tu con Gianni Bismarck, con artisti trap come Tony F, con un duetto estivo che è stato bellissimo. Ho imparato da chiunque, perché nonostante il peso della carriera che mi porto dietro e dell'esperienza, sono un artista, mi ritengo, non un artista, una persona molto umile, e che con tutte le persone con le quali ho a che fare c'ho sempre da imparare, ma sono molto attenta anche, non lo so, se mi capita di andare in un localetto dove ci sono delle jam session di artisti sconosciuti che spero domani troveranno la loro strada, imparo anche da loro. C'è sempre da imparare da chiunque. Dopodiché ti dico che avevo già annunciato che Souvenir sarebbe stato solo la prima parte del viaggio. Con Apnea c'è il punto di svolta, e sicuramente dopo Sanremo rientrerò in studio per finire la seconda parte del viaggio. Ovviamente il titolo del disco non te lo dico, ma perché non lo so manco io ancora. Quella è l'ultima cosa che deciderò. Nel frattempo poi, insomma, mi preparo a tutto quello che sarà quest'anno, un meraviglioso tour estivo nei festival italiani, una bellissima festa al Forum d'Assago a novembre, quindi... Ma avevi chiesto altro? No, te l'avevo chiesto Iban. Ah, no, Iban te l'ho chiesto io, se no... Grazie. Grazie a te, caro. Ciao Emma, Barbara Truzzi, Radio Potenza Centrale. Allora, io vorrei parlare con Emma Donna, ok? E chiederti, visto quello che hai affrontato nel tempo, che tutti quanti conosciamo, una parola per le donne che stanno magari affrontando un momento un po' difficile, e com'è il tuo rapporto con la femminilità, quando sali sul palco il tuo essere donna. Emma Donna, così. Allora,
Io più che le parole ho sempre preferito fare i fatti nei confronti delle donne, credo di essere una di quelle che sta sempre in prima linea, sia nelle cose che si vedono, ma soprattutto in tante cose che non si vedono, quindi credo con i fatti di aver fatto e di continuare a fare tanto per le donne. Per quanto mi riguarda, io ho sempre vissuto la mia femminilità, mi hai chiesto questo? In maniera molto molto naturale. Fortunatamente mia mamma, che è una grandissima femmina, una grandissima donna, mi ha insegnato a non basarmi su né sull'esteriorità e neanche sul giudizio che gli altri mi impongono sulla mia esteriorità. Credo che lo dovrebbero fare tutte le donne, solo soprattutto ci sono tante donne che sono fragili e ci sono anche tante persone che sono cafone, maleducate e ignoranti e ancora usano il corpo della donna come motivo di insulto. E questo mi dispiace molto, ma mi dispiace più per loro che sono dei poveretti. Sono figa sul palco di Sanremo, seguita da un team di professionisti, ma io sinceramente sono figa anche quando vado la mattina a fare la spesa in tuta. Perché è una questione di aura, è una questione di attitude, ecco, sono figa anche struccata, anzi la mattina quando mi sveglio secondo me è il momento della mia totale bellezza. Grazie. Donne tutte siamo fighe, fidatevi. E anche quando non ci sentiamo fighe, e noi donne, sono Rosita Stella Brienza. Ah, ho capito, devo fare un po' così precisa. Ok, adesso ho capito il gioco, possiamo partire. Rosita Stella Brienza, Radio Laser, Basilicata. Guarda, ti dicevo, anche quando noi donne non siamo fighe, ci dobbiamo sempre sentire fighe, perché ci vuole sempre un po' di dignità femminile. La mia domanda è questa, una domanda un po' forte, però bella secondo me. Qualche anno fa tu hai suonato a Matera ed io ho seguito il tuo concerto con tuo padre, e quindi abbiamo parlato un sacco, ecco. La mia domanda, ricordando tutto quello che ci eravamo detti, è: lui era convinto che lo studio, proprio studiare la musica, fosse fondamentale. Tu quanto studi la musica? Zero. E ci pensi a lui che ti dava questo consiglio? Io penso a lui in quanto papà. Penso a lui in quanto essere umano. Ho seguito molti dei suoi consigli e come ogni figlia altri non li ho seguiti. Però sono a Sanremo perché lui avrebbe voluto così. Sono a Sanremo perché sono un artista, ma in quest'anno, soprattutto grazie ai tournée club dove ho avuto un confronto diretto con le persone, mi sono resa conto quanto io sia non solo un artista, ma un simbolo per tante persone. Un simbolo per tutte quelle persone con le quali la vita è stata un po' stronza, perché la vita con me è stata molto stronza. Dalla mia malattia che mi ha perseguitata per anni e mi ha lasciato senza grandi possibilità di maternità, alla perdita prematura di mio padre. E invece di farmi travolgere dal dolore, mi sono rimessa in piedi e ho costruito un disco. E la musica è stata la mia ancora di salvezza, perché mi sono ricordata di tutte quelle persone che negli anni mi hanno sempre detto: mi hai aiutata grazie alle tue canzoni, le tue canzoni mi hanno aiutato a superare un momento difficile. Quindi ho detto: se è successo con loro, magari può succedere anche a me, perché perdere mio padre in quel modo, dopo un anno di malattia intensa, dove io ho cercato di essere una figlia, ma purtroppo dovevo anche essere Emma Marrone per gli altri, e l'ho fatto in silenzio, non mi sono mai fatta scappare una parola su quello che in realtà stavo vivendo, perché credo di essere una persona molto dignitosa. E non mi va di fare i piagnistei sui social e raccontare tutto quello che in realtà mi stava succedendo, quindi ho portato avanti gli impegni che avevo preso, mi dividevo tra Milano e il Salento, a volte con voli dove stavo 24 ore a casa e ritornavo a fare il mio lavoro, ma sono contenta di quello che sono riuscita a fare per mio padre fino all'ultimo giorno, anche se non ce l'abbiamo fatta. E invece di mollare, e invece di perdermi nel dolore, di farmi travolgere dalle cose brutte della vita, ho fatto un disco. Ho fatto un disco
Subito dopo il disco mi sono lanciata in un tour e Sanremo è la ciliegina sulla torta, perché in questi mesi è come se quel disco fosse stata la mia tavola da surf, no? E io di bracciate ne ho dovute dare tanto per risalire. E adesso Sanremo è il picco dell'onda e io apro le braccia e plano fino arriva. E questo per dimostrare a tutte le persone che davvero hanno subito delle sofferenze enormi nella vita, ma veramente, che ce la possiamo fare tutti, ci si può rialzare. Facciamo un'ultima domanda. Io sono Carlotta di Radio Immaginaria. Intanto parto con dirti che sei fortissima. Grazie. Grazie perché queste parole che hai appena detto mi hanno veramente scosso dentro. E la tua canzone parla apnea, parla di un sentimento che ti toglie il fiato, visto che stavamo parlando di emozioni. Noi ragazzi ne abbiamo tantissimi di sentimenti che ci tolgono il fiato. Qual è quello che toglie il fiato a te? Voi. Io, soprattutto in questi giorni, sai, a volte io mi mortifico con le persone che mi stanno aspettando fuori dall'albergo, fuori dalle radio, perché io veramente passerei le ore con loro, però siamo in un tritacarne qui, un'intervista di qua, una diretta di là. Però voi non vi rendete conto a volte, con il vostro affetto, la vostra vicinanza, i vostri complimenti, quanto siete veramente il carburante di noi artisti. Io non mi sono abituata al fatto che le persone mi vogliano così tanto bene, non mi sono abituata al fatto che le persone mi aspettino la notte fuori dall'albergo, non mi abituo al fatto che le persone si mettano in un treno, spendano dei soldi, facciano dei viaggi per venire a vedermi in concerto. Io non do un cazzo per scontato, ma non dovete darmi per scontati neanche voi, perché purtroppo voi giovanissimi, è vero che siete la linfa vitale, ma siete anche cresciuti voi, soprattutto le nuove generazioni, in una società molto complicata, il peso dei social, il peso del giudizio, tutti che dicono tutto, siete un po' smarriti e non avete subito le spalle pronte per affrontare il mondo intero, perché voi avete troppi input da troppe cose. Però ragazzi, ce la potete fare, nel senso, vi dovete impegnare molto di più probabilmente delle nostre generazioni, di quelle ancora prima della mia. Però avete gli strumenti, tanti, per essere forse la generazione migliore, perché se questo pianeta può migliorare è solo grazie alle giovani menti e a una buona educazione. Secondo me voi avete una grandissima responsabilità e non siete una massa di scansafatiche o di persone che non sanno stare al mondo. Io sono molto convinta che i giovani ci aiuteranno ad andare avanti. Grazie mille a tutti.